C'è bisogno di non di un protagonismo politico, ma di una soggettività politica forte, profonda, incarnata, che parte insomma dai bisogni delle persone. Questa secondo me è la chiave di volta. Poi, ripeto, sul lavoro ci sono i temi legati al lavoro, ma quella di questi giorni sarà un passaggio cruciale per la sopravvivenza del PD, perché nella misura in cui non sarà una sintesi matematica, un algoritmo per cui la necessità di fiducia a Monti fratto la necessità di rompere con la CGIL / il bisogno di ammodernare il paese a capo, ma anche CISL e UIL, la mia posizione è la seguente, riassunto in un documento di 8 pagine in cui c'è un po' tutto, e lì se invece il PD saprà dire ferma, c'è una generazione che non è quella che sarà mai quella di adesso e che si sente rispondere, l'ho detto prima con qualcuno dei ragazzi col quale mi ero un po' scaldato, si sente rispondere a qualunque azienda bussi, apriti una partita IVA e io ti prendo domani mattina. Quindi il problema di oggi è questo, apriti una partita IVA, lo dico perché io siamo in 4 fratelli maschi, dal 73 al 79, mia mamma ci ha concentrato in 6 anni e i due, il 73 e il 76, io sono il 74, entrambi che hanno fatto laurea in ingegneria informatica, si sono laureati, sono ottimi programmatori, il nostro distretto è pieno di aziende che fanno automazioni per la ceramica, quindi software e sistemi di calcolo per programmare le automazioni, sto parlando anche di aziende con numeri di dipendenti importanti. Entrambi si sono sentiti dire ti metti in proprio, quindi non sei più spesa di personale ma sei un fornitore di servizio e io ti assumo. Non c'è stato nessuna manifestazione, sciopero, nessuno in piazza, loro sapete cosa ho fatto anche per la partita IVA. Ecco, io vorrei che non perché sono miei fratelli, ma Giulia e i ragazzi dei Giovani Democratici, non venisse risposto apriti la partita IVA, ma venisse risposto sappi che fai un patto con me, non sei licenziabile, cioè il tema non è la tua esperienza di lavoratore staccata da un contesto di azienda, io faccio una scommessa insieme a te, che è quella di condividere l'esperienza lavorativa tua e di crescita dell'azienda, che vuol dire anche una forma di lavoro più tutelata. Io vedo molto, molto favorevolmente il fatto che si estendano gli strumenti di ammortizzazione sociale, per cui oggi siamo una situazione in cui gomito e gomito ci sono persone che fanno lo stesso lavoro con inquadramenti giuridici diversi, co-pro, lavoro interinale, e che hanno strumenti di tutela completamente diversi tra di loro. Questi sono anche elementi di passo in avanti. Certo, mi pare c'è questo noto tema del licenziamento per motivi economici, che forse è un terreno sul quale tentare una risposta di sintesi e non di divisione. Sono due aspetti virtuosi e differenti, cioè il primo è che io sono un convinto sostenitore della necessità di rompere molte rigidità e molti oligopoli che esistono sostanzialmente nei nostri mercati e soprattutto delle fortissime ganasce rispetto alla rottura di sistemi, di difficoltà di ingresso nel sistema delle professioni. Siamo ancora una società, un sistema per cui il figlio del farmacista può aprire la farmacia con la licenza del padre, con una logica ereditaria e di successione, con una difficoltà di ingresso notevole, quel decreto è troppo timido su alcune parti, sul sistema delle assicurazioni, con l'obbligo dei tre preventivi, sul sistema degli idrocarburi, con questa assurdità della benzina per cui bisognava liberalizzare dall'inizio alla fine, fino anche all'approvvigionamento, non solo il cartello del distributore finale. Io sarei per una riscoperta del sistema cooperativo non tanto come forma giuridica di impresa, che va benissimo, insomma. Il sistema cooperativo è stata una grande risposta in questa regione. Io vengo da Modena, ho conosciuto Ermanno Gorieri, per chi non lo conosce è stato uno dei riferimenti, insomma, della aggregazione dell'organizzazione, prima dei lavoratori, poi della cooperazione. Ermanno ci ha sempre spiegato che le persone si mettono assieme per condividere i bisogni e per rafforzare le fragilità. In questo tempo c'è bisogno di una logica cooperativa, penso anche alla vostra generazione, cioè a quella che
per creare un'opportunità di impiego fa molta più fatica rispetto alla nostra. Noi siamo quella generazione che arrivava la telefonata a casa in quinta superiore se facevi il tecnico, appunto noi di Sassuolo, io ho fatto lo scientifico ma era un'altra partita, e in quinta superiore nel mese di marzo arrivava l'azienda che diceva a giugno sei con noi, non aspettavano neanche che ti diplomassi. La generazione che ci ha preceduto, sempre da noi, è stata quella che con un tornio e una fresa è partita con molta voglia di lavorare e ha creato quello che ha creato, eravamo in una fase di frustrazione. Ma questa generazione, quella dopo la mia, non arriva né la telefonata a casa durante il diploma, non arriva neanche dopo la laurea, e la necessità di mettersi insieme per creare opportunità di lavoro è centrale. Oggi non è una forma cooperativa che serve a garantire quegli elementi di mutualità che inizialmente lo Stato non garantiva, cioè la mutua in caso di malattia piuttosto che infortunio, ma è una forma cooperativa che serve per entrare insieme nelle difficoltà e nelle intemperie del mercato del lavoro. E io penso anche che questo lanci una sfida alle politiche pubbliche e anche alle politiche regionali. Il fatto che non si sostiene più le politiche di impresa a prescindere non è la stessa cosa che io e lei ci mettiamo insieme per fare un'impresa che fa intermediazione finanziaria, o che io, lei e altre quattro ragazze facciamo un'impresa che serve a quattro famiglie per non prendersi una badante da sole che non possono garantire, ma che con quella cooperativa di ragazze hanno risposto al punto di vista del bisogno della loro famiglia. Cioè prima viene l'impresa che dà opportunità occupazionale di crescita e poi viene la ricchezza fino a se stessa. Noi dovremmo anche fare un salto in avanti dal punto di vista delle politiche pubbliche che abbiamo sempre condotto, non solo per la logica a pioggia, ma per una logica selettiva rispetto a ciò che restituiscono alle comunità. Oggi le imprese, ci metto dentro tutto, cioè il mettersi insieme per creare opportunità di lavoro è la grande priorità che abbiamo davanti, prima ancora che creare ricchezza in termini di PIL e basta. Questo secondo me sarebbe un cambio epocale.